Buongiorno, l'informazione di oggi, venerdì 10 ottobre 2014. La politica, il comitato per Mario Oliverio, presidente dell'area dello Stretto, esprime tutta la propria soddisfazione per l'esito territoriale delle primarie del 5 ottobre scorso, che ha decretato nella stessa area la netta affermazione di Oliverio con percentuali di consenso oltre il 60%. Il lavoro del Comitato per Oliverio si è incentrato prevalentemente sulla figura di alto spessore umano e politico del Presidente Oliverio e non scendere nella gara elettorale fratricida, strumentalizzando a favore dell'uno e dell'altro candidato il risultato di Villa. Si ricorda inoltre che parlando di vittoria si dovrebbe confrontare il dato con le precedenti primarie dell'8 dicembre del 2013, dove la stessa area aveva raggiunto 346 voti sui 502 validi. In questo momento invitiamo, dice ancora il comunicato, gli amici che hanno sostenuto con passione Gianluca Callipo, nonché gli amici di SEL, che con altrettanto entusiasmo hanno votato Gianni Speranza nelle primarie di coalizione, a fare quadrato e sostenere tutti insieme, senza distinzione di aree e correnti, fino alla vittoria della tornata elettorale del 23 novembre, Mario Oliverio, colui il quale, ci auguriamo, diverrà il futuro governatore della Calabria nei prossimi 5 anni. A Reggio Calabria gli artificieri della compagnia guastatori dell'esercito della Manes di Castrovilla, risupportati dalla Polizia di Stato e da un nucleo artificieri dei carabinieri di Reggio, hanno rimosso e distrutto una bomba da mortaio ed una granata d'artiglieria perforante da 90 mm, entrambi residuati bellici. Una dichiarazione dei Cafiero De Raho. Il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha parlato durante un'intervista a Radio Rai, Radio Anch'io, del tema dei collaboratori di giustizia. I collaboratori sono lo strumento fondamentale per combattere le mafie, ha detto De Raho. Senza di loro avremmo una visione parcellizzata e marginale di questo fenomeno. È uno strumento al quale non potremmo mai rinunciare. Ancora a cronaca, confermate le condanne per gli imputati del processo Affari di Famiglia a Reggio Calabria. Accogliendo in pieno la decisione del GUP Carlo Indellicati, il sostituto procuratore di Reggio Adornato ha chiesto la conferma della condanna a 6 anni e 8 mesi per Filippo Fontana, accusato di associazione mafiosa e tentata estorsione, e quella a 2 anni e 8 mesi per Giovanni Gullì, in primo grado riconosciuto colpevole solo di tentata estorsione. Per l'accusa, entrambi sono coinvolti nel pizzo imposto dai clan nei cantieri della statale 106. Processo virus. Condannare tutti i 14 imputati. Lo ha richiesto ieri il sostituto procuratore reggino Fulvio Rizzo durante la propria requisitoria svolta dinanzi ai giudici della Corte d'Appello presieduta da Bruno Finocchiaro. Alla sbarra ci sono infatti i presunti boss egregari della cosca Alvaro di Sinopoli, coinvolti nell'inchiesta denominata Virus. Questo processo di secondo grado deriva dalla sentenza della sesta sezione della Corte Cassazione che il 15 febbraio del 2013 aveva annullato con rinvio, limitatamente ai reati di associazione mafiosa e favoreggiamento, la decisione di un'altra Corte d'Appello. I giudici di Piazza Castello nell'aprile del 2011 infatti avevano punito con condanne severe gli imputati. La cosca degli Alvaro è tra le più in vista della 'ndrangheta reggina e avrebbe giocato anche un ruolo fondamentale nella riappacificazione delle famiglie di Reggio Calabria, lacerate dalla seconda guerra di mafia durata in città dal 1985 al 1991. Secondo l'indagine, la famiglia Alvaro avrebbe allacciato rapporti con il clan Tegano di Reggio Calabria, in particolare con il reggente della famiglia, Paolo Schimizzi, scomparso poi per un probabile caso di Lupara Bianca. Ancora cronaca, Melito Portosalvo. Nel più ampio quadro di contrasto al fenomeno dei reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione, all'alba dell'8 ottobre scorso i militari della stazione dei carabinieri di Melito hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare per danneggiamento e tentato furto aggravato in concorso, due pregiudicati rumeni, uno classe 1983, l'altro classe 77, entrambi operai. Nello specifico, il 30 agosto scorso i predetti avevano tentato di entrare in una privata abitazione, ma l'improvviso ed imprevisto rincasare del proprietario li aveva costretti a darsi alla fuga, senza portare a termine il loro piano criminoso.
Le serrate indagini e i successivi accertamenti hanno consentito l'identificazione, il rintraccio ed hanno dimostrato che gli autori del tentato reato sono stati proprio i due operai. La procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, condividendo le risultanze investigative, ha disposto che gli arrestati, espletate le formalità di rito, fossero tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresto domiciliare. Importante presidio ieri a Bova Marina contro la decisione di Rete Ferroviaria Italiane di sopprimere la stazione di Bova Marina, eliminando il binario e declassandola a fermata sulla linea. Presenti sindaci dell'area grecanica, sindacati e numerosi cittadini. Vediamo il servizio di Maria Natalia Iriti. Grande partecipazione a Bova Marina in difesa per il rilancio della ferrovia ionica. La manifestazione, promossa dal Comitato Italiano Utenti Ferrovie Regionali, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Bova Marina, è stata condivisa da un centinaio di manifestanti che si oppongono alla scelta di sopprimere, entro dicembre 2014, il secondo binario nelle stazioni di Marina di San Lorenzo, Bova Marina, Capo Spartivento, Ferruzzano, Ardore, Marina di Gioiosa Ionica, Caulonia, Riace, Squillace, Rocca Bernarda, Isola Capo Rizzuto, Roseto Capo Spullico, Policoro Tursi. La ferrovia ionica subirà gravi disservizi e l'utenza avrà pesanti disagi in un territorio già deprivato e a rischio di abbandono, hanno spiegato Domenico Gattuso e Sergio Grasso, che da anni si battono per il rilancio della ferrovia ionica. Il trasporto è indissolubilmente legato alla crescita economica, turistica, culturale e sociale di un territorio. Per questo motivo, la difesa della ferrovia ionica fa leva sulla sensibilità civica e sulla sinergia istituzionale. Per il momento sono 30 le adesioni spontanee dei sindaci e a Bova Marina erano presenti, accanto al sindaco Vincenzo Crupi, i sindaci di Bova, di Rogudi, Staiti, Motta San Giovanni, Bagaladi, cui si è aggiunto il consigliere provinciale Pierpaolo Zavettieri. Domenico Gattuso ha illustrato le azioni prioritarie a contrasto della decisione di RFI, anzitutto la convocazione in Calabria di un tavolo tecnico col governo nazionale, il blocco delle operazioni di smantellamento, l'acquisto di 15 treni regionali di ultima generazione per un nuovo piano di rilancio dei servizi di trasporto ferroviario su standard di qualità europei, il recupero delle stazioni, il ripristino dei collegamenti ferroviari dismessi, il potenziamento della flotta delle navi veloci attraverso lo stanziamento di adeguate risorse. La quarta iniziativa del Comitato si terrà a Ardore il prossimo 25 ottobre. Adesso le notizie sportive. La regina prosegue la preparazione in vista del difficile impegno di domani sera a Matera. Intanto si registrano alcune dichiarazioni dell'ex centrocampista del Padova, Marco Gallozzi, in forza alla squadra materana, che dice: "Stiamo facendo bene e vogliamo continuare in questo senso. La sconfitta di domenica scorsa a Caserta non ci ha per niente demoralizzati, perché è stata molto sfortunata per noi. Gli episodi ci hanno voltato le spalle. Vogliamo riprendere subito il cammino e ritornare a fare punti. Cerchiamo di raggiungere il prima possibile l'obiettivo della salvezza. Poi, eventualmente, penseremo al resto." Intanto sono rientrati quasi tutti i reduci dalle nazionali, dagli impegni con le nazionali per quanto riguarda la formazione Amaranto, allenata di Ciccio Cozza, che quindi dovrebbe poter disporre per la gara di domani sera del migliore 11 disponibile. Tutto per l'informazione di oggi. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.